Signor Prefetto, signor Sindaco di Vercelli, onorevoli parlamentari, eccellenza Reverendissima Vercelletto, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e dell'impresa, gentili signore e signori, vi ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare alla cerimonia del 157° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un sincero benvenuto ai signori magistrati presenti e dai colleghi e amici delle altre forze di polizia e dei vigili del fuoco con i quali condividiamo un lavoro non facile in uno spirito di grande collaborazione, anche grazie alla significativa opera di coordinamento svolta dal prefetto dottor Pasquale Minuni, che ha consentito di rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione sul territorio. Per questo lo ringrazio in modo particolare. Saluto con deferenza il gonfalone di Vercelli, quello della provincia e quello dei comuni, qui schierati insieme alla rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e da quelle delle associazioni dei corpi e delle armi, cui ci sentiamo particolarmente legati, qui presenti con i lavari nel segno della continuità e della riconoscenza del servizio prestato. Così come siamo felici di avere con noi una rappresentanza di alcuni istituti scolastici di Vercelli. Innanzitutto, desidero ricordare con profondo dolore il vice sovrintendente Francesco Aldieri, caduto in servizio il 26 settembre 2008 a Castel Volturno, Caserta, dove ha pagato il suo altissimo senso del dovere con il supremo sacrificio della vita. Francesco è stato per questo promosso per merito straordinario e gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d'argento al valor civile, consegnata ieri a Roma ai suoi familiari nel corso della solenne celebrazione di questo 157° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Alla famiglia Ringhieri, che oggi è qui con noi, va il mio commosso abbraccio in nome della Polizia di Stato e di tutta la collettività del Cielese. La mamma si esprimo altresì un'accorata partecipazione al lutto di quanti piangono i loro cari travolti dal recente terremoto in Abruzzo e la più sentita vicinanza ai feriti e alle popolazioni così duramente colpite dall'evento, mentre un fraterno abbraccio va ai colleghi colà residenti che, nonostante le situazioni di disagio personali, hanno continuato a svolgere il proprio servizio per garantire sicurezza e soccorso nelle zone terremotate. Oggi, 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, ricorre anche il giorno della memoria, istituito in ricordo di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, per non dimenticare quei tragici accadimenti, il sacrificio delle vittime, il dolore dei familiari, e per comprendere compiutamente quel periodo storico al fine di pervenire ad una memoria condivisa, fondamento di ogni coscienza civile e di pacifica convivenza sociale. Ogni anno, in questa giornata, non siamo soliti ricordare quanti sono caduti per mano terrorista in difesa delle istituzioni democratiche. Oggi ci viene data l'opportunità di farlo insieme a voi. Per questo vi chiedo di alzarvi e di osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.